Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera, buonasera, buonasera. Ve la dico subito, ve la dico subito, ve la dico subito. La Max, come si può dire, l'allegriata, l'allegriata, l'allegriata. Visto e considerato che noi, poveri mortali, poveri comuni mortali, dico noi, poveri comuni mortali, non avevamo capito che bisognava giocare con Milik e che non l'avevamo capito, non l'avevamo capito. Quindi ci sono voluti 45 minuti di merda per farglielo capire al genio in panchina. Ci sono voluti 45 minuti perché noi comuni mortali non l'avevamo capito. No, non l'avevamo capito. Il Balengo in panchina aveva talmente paura di questo Torino che, con tutto il rispetto parlando, fa cagare al cazzo, che mi mette Miretti in attacco con Kane. Naturalmente si materializza un primo tempo di merda, merda da una parte e merda dall'altra parte, e il risultato è quello che è. Poi qualcuno, sicuramente, perché non è neanche lui, qualcuno gli dice: ma scusa, mettilo Milik, non possiamo noi giocare con 2 punti contro questo Torino, non possiamo. E allora mi mette Milik e la Juventus leggermente, leggermente sufficiente, tramite, grazie anche alla papera di questo portiere, che certe papere non si fanno neanche in eccellenza. Una mischia, proprio non si capisce, c'è dentro, fuori, fuori gioco, fuori, comunque la palla era entrata, riesce a portare questo derby della mediocrità a casa. Siamo tutti felici e contenti, ci portiamo questi 3 punti a casa. L'Inter Varese, siamo là, la Juventus che dovrebbe fare un miracolo per portarsi a casa il quarto posto quest'anno, vero? Un miracolo, nonostante Allegri, nonostante la merda che si vede in campo, riusciamo a vincere. Riusciamo a vincere. Quando lo capirete che con un altro allenatore questa squadra farebbe un calcio molto, molto diverso, sarà sempre troppo tardi. Comunque, noi comuni mortali non l'avevamo capito che Milik doveva entrare al posto di Miretti, anzi, che doveva giocare al posto di Miretti. Poi l'altra porcata è quella di farmi giocare Idiz, sempre 2-4 minuti, 5 minuti, me lo fa giocare tanto per farsi fare la pelle a doccia, per fargli fare. Non mi dà la possibilità di vedere questo giocatore che è talentuoso, non me la dà, anche perché lì c'è la paura. Ah, beh, con Allegri i giovani vanno avanti, con Allegri i giovani hanno spazio, capito? E questa è la verità. Il derby della mediocrità, caro Torino, tu sei zero totale. Noi con un po' di niente, con un qualcosa che si avvicina poco poco, non lo posso neanche dire, perché non è che non c'è stata niente, non, che c'è, quando uno è abituato alla merda, quando uno è abituato alla merda, poi anche fai due passaggi, tre passaggi, quattro passaggi, ti sembra, non so, di aver fatto non so che cosa. Quindi non posso nella maniera più assoluta essere felice. Posso essere felice solo per i punti, essere felice per i giocatori, ma so, e lo so con tutto il cuore, che loro possono fare di più, perché ce lo hanno nelle corde, ma hanno purtroppo l'invertebrato Balengo in panchina che ha rispetto per l'avversario, rispetto. Comunque, ragazzi, vi auguro una buona serata e massicci incazzati fino alla fine. Allegri, out, ieri, oggi e spero domani.